Sant'Andrea, un pareggio che ad onor del vero brutto, ma secondo visto e considerato quello che si è visto in campo, la Rosarnese la Virtus avrebbe potuto chiuderla nel primo tempo. Come mai questo calo dopo il gol, dopo il vantaggio? Diciamo che non era, secondo me non è che è stato un calo, purtroppo abbiamo subito un gol, secondo me è stupido, perché nel momento abbiamo preso il gol su un calcio di punizione a nostro favore al limite dell'area loro, abbiamo subito una ripartenza, secondo me non si possono prendere questi gol. Poi è pure vero che non riusciamo a chiudere le partite, anche nel secondo tempo abbiamo avuto due palle gol con Carbone, quando non si chiudono queste partite poi secondo me purtroppo succede. Secondo me però devo dire una cosa, perché credo che per una partita con due squadre di questo livello dovevano mandare un arbitro un po' più indubbiamente. Diciamo che la Virtus Rosarno, se da una parte dall'altra, ma diciamo che la Virtus Rosarno pure deficitato in fase offensiva, oltre che quella difensiva, che in qualche modo dobbiamo essere più cinici, più cattivi sotto porta, perché se abbiamo creato le palle quelle abbiamo creato, però se non concretizza dopo rischi queste partite di non vincere, comunque compromette tutto un campionato, perché purtroppo per noi questa era una partita fondamentale, perché questa vittoria era troppo importante. Ma adesso se ci lecchiamo le ferite andiamo avanti, cerchiamo di vincere più partite possibile. Alla luce dei risultati che sono arrivati dalla San Nicola da Cris alla Virtus, ci hanno guadagnato altri due punti, però ancora ci sono tante partite, ci sono tanti scontri diretti, il campionato ancora è lungo, noi dobbiamo cercare di fare più punti possibile, si devono vincere tutte le partite. Poi come alla fine si terrà in conto. Chiederà alla società qualche rinforzo? No, assolutamente, non abbiamo bisogno di rinforzi. Abbiamo una rosa abbastanza lunga, abbiamo qualche acciacco, qualcuno che è fuori per infortunio, qualcuno che è rientrato in queste giornate. Abbiamo qualcuno che si allena già con noi, dobbiamo tesserarlo, però questa era, diciamo che indipendentemente da questa partita, il risultato di questa partita. In bocca al lupo, un buon proseguimento.